Kate, duchessa di Cambridge, e suo marito William parteciperanno a un fidanzamento presso la sede dei BAFTA a Londra giovedì, pochi giorni prima che la regina si prepari per un anniversario difficile. Il principe William, 39 anni, e Kate, 40 anni, segneranno la riapertura della sede della British Academy of Film and Television Arts visitando il loro edificio ristrutturato alla fine di questa settimana. Mentre è lì, la coppia reale verrà a conoscenza degli sforzi dei BAFTA per aumentare la quantità di sostegno fornito ai giovani che aspirano a lavorare nel settore cinematografico, dei giochi e della televisione. Lo scopo dei premi annuali dell'Accademia è riconoscere, onorare e premiare le persone per i risultati eccezionali nei film usciti nel Regno Unito durante l'anno dei premi. Il duca di Cambridge è presidente dei BAFTA dal febbraio 2010, incarico precedentemente ricoperto sia da suo nonno, il principe Filippo, che da sua zia, la principessa Anna. Il duca di Edimburgo è stato il primo presidente dell'organizzazione nel 1959, mentre la Princess Royal è stata in carica tra il 1972 e il 2001. I BAFTA hanno una lunga storia di presidenti reali, poiché tutti tranne uno, il regista Richard Attenborough, sono stati membri della famiglia reale. Nel 2020, il duca e la duchessa di Cambridge hanno rubato la scena come ospiti d'onore alla 73esima edizione dei premi annuali alla Royal Albert Hall. Per l'occasione, agli ospiti è stato chiesto di vestirsi in modo sostenibile, reindossando outfit, noleggiando abiti o indossando un completo vintage. Kate ha abbagliato un abito bianco e oro di Alexander McQueen, che ha indossato per la prima volta nel 2012, mentre William ha optato per uno smoking riciclato. Il principe William avrebbe dovuto condurre una conversazione preregistrata all'evento dello scorso anno, oltre a tenere un discorso dal vivo tramite collegamento video. Tuttavia, il duca si è ritirato dall'apparire come parte della programmazione BAFTA a causa della morte di suo nonno, il principe Filippo.